Allora, con un perfetto ritardo di 15 minuti possiamo... 16. Prego, Anton. Buonasera e benvenuti alla presentazione del libro La compagnia del lupo e la 40ª porta di lui, sua. nulla. Allora, noi siamo un'associazione brutta che si chiama Open Space APS. È una strategia di marketing. Ah. Sì. È sempre così. Sì. Abbassare le aspettative, così è tutto. Sì, è vero. Oggi, Riccardo ha avuto la malsana idea di far moderare questa presentazione a noi, dopo la bruttissima esperienza della presentazione del libro di quest'altra persona qui, sempre edito da Officine Editoriali da Cleto. Quindi, dunque, presenteremo questo libro, faccio un attimo in serio, poco, un minuto. Presenteremo questo libro che... Di che parla? Non mi ricordo. Poi lo accendiamo dopo. Ah, ok, va bene, ok. Allora, non lo possiamo dire di che parla, va bene. Economia aziendale. Economia aziendale, allora. Un attimo di, visto che stiamo facendo l'introduzione a Open Space, ci stiamo presentando, cioè sì. Io, Antonio, Rita, Jenny ed Elisa che è di là, ma c'è. Elisa al momento è al pigiama party, ma sì. Per motivi buoni, diciamo. Io ho dimenticato il pigiama. Siamo l'associazione Open Space, associazione di promozione sociale. Quella brutta di prima. Quella, sempre quella. Quindi ne approfittiamo anche per farci un attimino di pubblicità, perché sabato prossimo siete invitati, sabato mattina, dalle nostre iniziative, oltre alle presentazioni dei libri di chi, ecco, vuole correre questo rischio, c'è anche impressioni mobili, cioè faremo dei percorsi di trekking urbano, fotografico, letterari. Sarà il 12° percorso e saremo al Parco d'Ossi Comuni e relativa Pineta. Si tratta di percorsi per allergici. Per allergici sicuramente, inizieremo alle 9:30, si tratta dei percorsi di trekking urbano, quindi si cammina, ma faremo delle soste in cui si leggerà una pagina di libro, quindi riunita alla letteratura, si faranno foto, perché con noi ci sono associazioni fotografiche, si parlerà un pochino anche di storia, qualche curiosità, e per la prima volta avremo con noi un accompagnamento musicale, ci sarà il maestro Mario Migliarese che con la sua chitarra e con la sua armonica ci accompagnerà nel tragitto. Siamo stati nel centro storico di San Biase qualche settimana fa, ora saremo qui al Parco d'Ossi Comuni e poi proseguiremo con le altre date. È tutto gratuito, quindi se vi va di venire passeremo 3 ore in compagnia. Questa era la pubblicità. Ora Riccardo dice, ma io qua che ci faccio? Per me l'avete chiamata qua. No, va benissimo. Adesso io lascio la parola a loro, o meglio a Riccardo. Adesso prima abbiamo l'introduzione, abbiamo l'intervento del nostro assessore alla cultura, Giorgia Gargano, che come dicevamo prima, per fortuna ormai vive nel chiostro, quindi costruiremo una stanzetta per lei. Buonasera a tutti, grazie intanto dell'invito a Riccardo. Riporto un attimo su dei binari di serietà questa riunione che comincia a essere disciplinata, questa presentazione. Mi meraviglio di voi ragazzi di Open Space, veramente. In ogni caso, devo dire che sono molto contenta di aver letto questo libro. Non l'ho letto tutto, quindi non spoilerate la fine, perché ancora mi mancano gli ultimi capitoli, però mi piace l'idea di un libro fantasy su Lamezia. Tra l'altro Riccardo mi aveva detto, guarda, è un archeo fantasy, ma secondo me è uno psicofantasy, cioè è diverso, cioè c'è qualcosa anche di più profondo del solo racconto, che invece è godibilissimo, quindi lo consiglio proprio caldamente. È molto divertente il libro, scivola proprio liscio, si legge con grande piacere. Al di là di questo c'è, secondo me, alla base un'operazione culturale seria, cioè al di là della leggibilità del libro, l'operazione io credo che sia molto intelligente, che è rinnovare i miti. Il mito greco non deve essere lì, immobile, fermo, una fotografia che va ripetuta sempre uguale. Il mitos esiste perché esiste il racconto, la narrazione dipende da chi parla, per cui
fantastico che questi miti vengano rinnovati oggi in una chiave contemporanea. Io mi auguro molta fortuna per questo libro, soprattutto perché racconta i luoghi. Ora Riccardo ha un sacco di sogni, prima mi diceva mi piacerebbe no, pensare per esempio a girare una fiction sul libro o dei filmati, ma d'altra parte lui conosce benissimo i luoghi di cui parla, si vede, cioè li ha dentro, sono soltanto dei luoghi descritti, sono dei luoghi vissuti. E tra l'altro lo fa insieme anche all'Associazione Santi 40, alla quale dobbiamo tutta la riscoperta e la conoscenza e la mappatura di una zona della città che altrimenti sarebbe pressoché sconosciuta se non per i pochi adepti alle fonti antiche, no, di età medievale. Per cui io ora vi lascio, perché la presentazione sarà lunga ed è bene che tutti abbiano il loro tempo. E voglio fare proprio i miei auguri di cuore a Riccardo, io faccio il tifo per questo libro. Grazie. Allora, come avrete capito, visto che Riccardo lo permette e il tipo di libro lo permette, faremo una presentazione molto più leggera, più allegra rispetto alle classiche. Infatti non abbiamo preparato nessuna scaletta, quella che vedete sono dei caratteri fatti a caso al computer, però non è una scaletta. E quindi Rita adesso farà la prima domanda a Riccardo, che non leggerà sulla scaletta, che non esiste. Una domanda che non si fa mai alle presentazioni di libri. Quindi, visto che non si fa mai, la banalità è un compito mio. Il microfono. Io sono molto con i microfoni, non ci vado d'accordo. Sì. No, devi avvicinare il microfono, è diverso. Allora, si sente la voce? Sì. Allora, mi riferivo alla banalità e anche al fatto che, insomma, l'estemporaneità dell'introduzione è comunque attribuibile ad una categoria di giovani che siete voi, quindi per cui io mi esento da ogni responsabilità. Mi sta bene questa cosa? Va bene. Allora, rientro nella normalità delle presentazioni e ti chiedo, leggendo, perché voglio dire, non voglio che sembri che sia una domanda che è così improvvisata, come è nata l'idea di scrivere una storia simile? Ci racconti a grandi linee, senza spoilerare, di che cosa parla? Si vede proprio che non è letta, no, non è letta, dal cuore è andata molto. Assolutamente sì. Beh, allora, posso innanzitutto ringraziare il chiostro che ci ospita qui e ovviamente Giorgia che è presente, sono davvero contento perché, ripeto, nella mia città natale l'ho voluto ambientare qua perché conosco i luoghi attraverso la visita personale proprio in alcuni contesti archeologici piuttosto che naturalistici, perché si chiama La Compagnia del Lupo e la 40esima Porta. Nasce un po' da una vicenda personale, ma soprattutto dall'idea che si dice sempre il lupo cattivo delle favole. In realtà il lupo non è mai cattivo, perché le favole spesso e volentieri sono mal raccontate. Quindi bisogna raccontare le cose in un contesto di giustizia e verità. Poi è stato sicuramente un'idea che mi è venuta, un po' non spoilerando, però è la realtà. Poi uno prende dei pezzettini di storia personale e li traspone in un romanzo, in un racconto. Io, ad esempio, a San Biase, mio papà si chiamava Giuseppe Cristiano, la famiglia, come molte famiglie, avevano un soprannome e il soprannome della famiglia era i Lupi. Quindi questa è stata anche un po' un escamotage letteraria e non per raccontare di come nasceva questo personaggio, di come è nato insomma il personaggio. Poi è il personaggio di questo lupo che si trasforma, non perché è un licantropo, quindi con la luna, non si trasforma perché è stato morso da un altro lupo, no, si trasforma per la rabbia, perché gli succede un evento. E questa rabbia che lui non riesce a controllare, perché è difficile da controllare, lo intimorisce, quindi c'è una paura iniziale. Però cerca di gestirla, ha insieme a lui una compagnia che è appunto il suo branco, e da lì la voglia di scoprire, conoscere, rivalutare dei luoghi che molte volte vengono depredati, vengono abbandonati, in un'avventura, in un viaggio che secondo me porterà il lettore a scoprire quello che diceva prima proprio l'assessore, cioè ovvero
che noi viviamo in una terra meravigliosa, non conosciamo se non attraverso magari una cartolina piuttosto che un racconto di una persona anziana, e per non disperdere quello che è la nostra cultura, quella locale, non solo cultura locale, ho desiderato fare questo piccolo regalo, insomma, a me stesso e alle persone che hanno condiviso con me un percorso, che è La Compagnia del Lupo, che poi è una trilogia, questo è un primo libro. No, ma non stai spoilerando troppe domande che faremo dopo, quindi non è ragazzi, dopo. Io soddisfazione. Allora mi taccio, e a questo punto vi do la parola. Anche già vi è bruciato la seconda, che era: perché hai scelto di essere proprio un lupo nel romanzo e non un leone, un criceto, una marmotta, una formica? L'hai già detto, ripeto. No, non l'ho detto, vedi che non sei stato cognomi, attento, il cognome. Non è per questo che ho scelto di suo, quello era un escamotage letterario, se mi permetti. Allora sono contento. Allora no, il lupo perché? Perché ognuno di noi ha, secondo alcune diciamo leggende, un animale guida. Io ho sempre visto nel lupo un animale fiero. Vedi, si dice sempre una frase che mi piace molto: tu temi il lupo, però in realtà è il buon pastore che ti porta al macello le pecore. Cioè, questa è una frase un po' magari estrema, però è la verità. Io credo che il lupo sia puro istinto, ed è un istinto che comunque è un istinto di protezione, nei confronti del suo branco. È un animale molto nobile perché rappresenta la libertà che il bosco e la natura umana non riescono a domare, perché è selvaggio, selvaggio proprio nel midollo. Quindi il lupo rappresentava in quel trascorso particolare della mia vita una sorta di rinascita, un po' come l'araba fenice che dalle ceneri, in questo caso il lupo risorge dalle ceneri e diventa questa essenza che pervade tutto il racconto e che porterà a legare i personaggi, perché sono tutti un po' particolari, unici. Io non dico, non utilizzo la parola diversa, diversi, perché non è un termine che mi piace, ma soprattutto perché il lupo si sente anche lui una persona strana, una persona diversa, una persona che non si riesce ad apportare con la realtà piuttosto che con la società, e trova delle persone simili a lui che invece gli fanno capire che è la sua natura quella che deve seguire. Il lupo è... ti è venuto subito come animale, oppure magari all'inizio quando dovevi scrivere hai pensato qualche altro, oppure sei andato convinto sul lupo? Il lupo, no, è stato... In realtà, quando mi sono approcciata al tuo libro, ho temuto per un attimo che tu ci nascondessi qualche patologia riguardo. E nel senso, oddio, forse Riccardo ci vuol far capire che soffre di licantropia. Non è così. Teoricamente no, però... Scherzo, naturalmente. Tu hai qualcosa da chiedere, Riccardo? Non lo so. Posso rilasciare delle testimonianze dopo? Ah, va bene. Ma che sono un lupo o che cosa? Che... fammi capire. Dai. Dipende dalle domande che mi porranno. Temo queste cose. Allora, nel libro di Riccardo c'è uno dei pilastri, diciamo, del racconto di Riccardo, è ovviamente l'amicizia. Ovviamente, nel senso, non è ovvia l'amicizia o comunque il sentimento che si prova verso un gruppo di persone che si possono davvero forse considerare come se fosse se componessero una seconda famiglia. Quindi ci sono tanti personaggi un po' che aiutano Riccardo in questo suo peregrinare alla scoperta di qualcosa che poi diremo dopo. Prima di tutto, questi personaggi sono tutti reali? E poi, quanto ad esempio, Luigi è stato fondamentale nella tua vita rispetto a quello che racconti nel libro, ad esempio Luigi, poi tutti gli altri? Quindi sono tutti reali? La prima domanda è secca. Sì, i personaggi sono tutti reali. Tra l'altro qualcuno è anche nel pubblico ed è arrivata poco fa. Quindi... Ora ci arriviamo. Sono tutti tuoi amici, penso di sì, perché sì, non avresti messo qualcuno. No, allora i personaggi sono tutti reali, sono personaggi che a loro modo hanno quelle caratteristiche nel libro e anche nella realtà. E alcuni di loro, ad esempio, non è nemmeno uno spoiler quello che sto per andare a fare. Io ci tenevo tanto a mettere nel libro un personaggio che è Fabio,
che è un ragazzo che era il mio migliore amico. Era malato di distrofia muscolare, abitava a Cetraro ed è scomparso qualche anno fa. Ci tenevo tantissimo a ricordarlo perché lui era fatto così, cioè era una persona molto dinamica, una persona molto intelligente. E nel libro Fabio ha la distrofia muscolare, però decide di combattere questa sua apparente disabilità, perché poi disabilità è chi ti rende disabile. Quindi si costruisce un esoscheletro, è una persona intelligente a pari di Stephen Hawking, ed è una colonna portante del gruppo, perché nelle avventure che i personaggi vanno a vivere, a parte il lupo, ci sono delle unicità. Lui è una delle persone uniche nel libro che vive in questo mondo fantastico che sono contento di aver creato, perché ogni volta che ci entro lo rivivo, e rivivo anche Fabio, e sono persone che mi hanno dato e ad alcune continuano ovviamente a darmi tanto. C'è anche forse una speranza nel futuro, perché tu lo descrivi così tecnologicamente avanzato, e magari sì, alcune delle cose che hai descritto un giorno ti potranno fare... potranno essere reali anche per chi come lui. Ma secondo ad esempio dei racconti fantastici di Asimov, molte cose fantastiche per 20-50 anni fa poi si sono realizzate, quindi per me la speranza, come dire, c'è sempre nella tecnologia e nel progresso, che comunque non deve mai magari superare certi limiti, però io sono per il progresso che possa portare sempre un qualcosa di buono all'umanità, e specie persone come lui che decidono di non fermarsi né all'apparenza né al fatto di una disabilità e decidere di mettersi in gioco. Lui si è messo in gioco e nella compagnia è una persona, ripeto, fondamentale. Ogni carattere dei personaggi sono caratteri che hanno un loro sé, un loro perché. E poi rispondo all'altra domanda che è sull'importanza di Luigi. Sicuramente è molto importante perché, come nella realtà, anche nel romanzo è la persona che conosce molto bene i luoghi. Quindi io nella realtà non conoscevo alcuni luoghi, li ho imparati a conoscere andando in escursione. E mi è capitato, questa è reale la cosa che racconto, di avere dei déjà vu o di avere dei ricordi di cose che magari non ho vissuto ma mi sembrava di vivere quando andavo nel bosco. Il libro nasce anche un po' da questo, da alcuni flashback che avevo quando camminavo ad esempio dove ci sono i ruderi dell'Abbazia dei Santi 40 Martiri, piuttosto che alla Gurna di Caronte, ma anche, non lo so, nel Parco Mitoio. Quindi i personaggi mi hanno dato il là per vivere, sia io nella vita reale, quindi scoprirmi ed essere me stesso al di là magari delle apparenze, e per dare la possibilità al lupo di fare quello che è il suo destino. Innanzitutto è bellissimo il fatto che hai voluto ricordare Fabio così, perché non è una cosa scontata, cioè inserire un amico in un libro e dargli un ruolo anche così bello, così importante. Di Luigi l'abbiamo detto, in questo momento Luigi doveva essere qui, quindi era previsto il suo intervento, quindi o facciamo finta di intervistarlo, di ascoltarlo, però no, in realtà hai spiegato bene che Luigi è colui, così come nel libro, è colui che ti ha accompagnato realmente in quei luoghi, e quindi hai scoperto anche grazie a lui. E poi c'è un'altra persona che è anche nella copertina, poi, che è Ilaria, che mi sembra di aver capito che dovrebbe essere da queste parti. In fondo alla sala a sinistra, con la mascherina verde, chiedo di avvicinarsi, no, devi almeno avvicinare, perché non vuoi parlare, perché è molto timida, e lei, ecco, tu potresti venire però qua, vieni accanto a me. No, perché tu nel libro la descrivi, è particolarmente carina, molto bella, sì. È anche un po' esoterica, diciamo, come... Allora... Quanto c'è di vero in tutto ciò? È molto vero perché... Allora, Ilaria mi è stata vicina in momenti particolari della mia vita, e noi abbiamo sempre parlato e abbiamo sempre affrontato le cose sotto un piano non troppo, non collegato alla realtà, sotto un piano molto sentimentale e introspettivo.
ci si confrontava su determinate tematiche e da lì è nato proprio l'idea di metterla nei personaggi, perché lei è davvero così. Voi ovviamente non la conoscete, la conoscerete attraverso il libro, però posso dire ad esempio che molte cose che ho pubblicato anche sulla pagina del libro, la pagina Facebook del libro, e ho messo nel libro, sono state delle ispirazioni che mi hanno dato dei nostri dialoghi. Il fatto, non lo so, di ricercare quello che è il qui e ora, ne parlavamo sempre del qui e ora, cioè di seguire quello che è il momento. Infatti nel libro, stranamente, non si parla di passato come qualcosa che non esiste più, si parla di passato come qualcosa che è ancora vivo e ancora esiste, un po' come la vita di tutti i giorni. Il lupo non è una persona che guarda al futuro e quindi rinvia al futuro la tutela di un bene, piuttosto che non si gira dall'altra parte come non si gira dall'altra parte i personaggi. E quello che parlavamo, quello di cui parlavamo con Ilaria era proprio questo, di trovare un modo per vivere il qui e ora, cioè il momento è adesso della tua vita, quindi devi viverla adesso, non puoi né vivere nel passato, pensando che il passato sia lì, e né vivere nel futuro. Allora la compagnia del lupo è il personaggio di Ilaria, è importante perché fa capire che la vita va vissuta istante per istante e il cambiamento lo puoi fare in questo momento e non nel futuro. Glielo possiamo chiedere a Ilaria, sappiamo che magari, però una sola domanda. Quando ti sei sentita rispecchiata in questo romanzo, in questa storia, nelle descrizioni che faceva, nell'avventura in cui ti ha messo dentro, cioè quanto ti sei sentita rispecchiata e quanto invece magari è solo frutto di... No, non sono stata rispecchiata. No. No, mi sono sentita rispecchiata rispetto a quello che era il penso che più di questo non riusciremo ad ottenere, quindi va bene, lo troverete nel libro, quindi grazie. E poi c'è un altro personaggio ancora nella copertina, che è un geologo, giusto? E lui, Giuseppe, giusto? E anche lui è importante dal punto di vista geologico, quando magari deve dare qualche consiglio, deve far vedere che lui sa quelle cose dal punto di vista geologico, è utile all'avventura. Anche lui, quanto ti è stato utile? Mentre Luigi magari per i luoghi, per i posti, Giuseppe era proprio necessaria anche una figura così? Sì, perché Giuseppe è una via di mezzo tra una persona pragmatica e quindi molto realista rispetto magari a me e rispetto anche a Fabio, però è una persona che ricopre una veste anche ufficiale, perché nessuno di noi è un archeologo piuttosto che uno speleologo, visto che vanno anche nelle caverne. Lui è un geologo, quindi è un geologo anche un po' nerd, quindi ha delle attrezzature che poi scoprirete nel libro, che utilizza, è una persona molto patita, diversa da Fabio, perché Fabio è più tecnologico sulle ricerche, su hackerare magari delle situazioni. Invece Giuseppe è una persona molto più posata. Nella prima parte del libro, nel primo capitolo della saga, diciamo così, scoprirete un Giuseppe che è appunto un nerd. Ovviamente nel secondo e nel terzo i personaggi saranno un po' più affrontati sotto il profilo personale. Non potevo mettere tutto in 200 pagine, perché la mia mente... Qualcuno potrebbe dirti che devi mettere ordine nel caos della mia mente, è molto difficile poter fermarmi. Dice, forse qualche domanda si mi vuole fare, vabbè, non dico nulla, ce ne sono troppe, va bene. Quindi Giuseppe è una persona fondamentale nella vita del libro. Visto che ho pronta questa domanda, visto che stiamo parlando di personaggi, io vorrei avvertire adesso la persona che sarà chiamata ad intervenire, che nelle domande è identificato come personaggio secondario. Io al posto suo mi offenderei, però voglio dire, tra questi personaggi secondari, la colpa non è mia la definizione di personaggio secondario, sia ben chiaro, e non lo so, voglio dire, quindi, ma comunque presenti, e questa espressione già mitica un po' la crudezza del secondario, c'è anche Marco.
Cioè Marco, per sottolineare questa cosa del personaggio secondario, ha saltato due domande che c'erano ma prima, Paolo ci già... teneva a no, dirti questa quelle, cosa. Quelle saranno poi in evoluzione perché saranno quasi, diciamo, conseguenziali. Secondario perché non è sulla, sulla copertina. Stavo scherzando, No, dai, stavo scherzando. Era per provocare Marco. Però voglio dire, questa cosa significa che comunque sei protagonista perché c'è anche una, un sentimento che vi lega, quindi da questo punto di vista, dai, perdonate questa, questa identificazione di secondario. Allora, abbiamo perso. Io ho perso la connessione. Abbiamo perso la Mezia. Nel sì. momento migliore, dico io, va bene. Ah, nel momento in cui parlavano di te, Marco, com'è questa cosa? Sì. Dobbiamo preoccupare. È un sabotaggio. È un sabotaggio? Allora, ma tu mi senti, Marco? Non mi sente. Va bene. Allora, io comunque te l'anticipo la domanda. Quindi, il fatto che tra i personaggi ci sia anche Marco, l'hai fatto di proposito perché avevi necessità di lanciargli un messaggio di amore? O perché necessariamente, essendo il tuo editore, e quindi in questo caso c'è un'altra domanda, perché hai scelto proprio la casa editrice, ci quindi dove l'hai trovata? No, non dovevo farlo. Sì, no, ci sono dei conflitti, cioè, di interesse con Marco che sono migliaia praticamente. Beh, allora, innanzitutto, vabbè, non l'ho scelto assolutamente perché l'editore della casa editrice me ne guarderei bene, anzi. L'ho scelto perché comunque, siccome il mio alter ego nella realtà è, come dire, condivide la propria vita con Marco, quindi ho detto mettiamolo pure, dai, facciamo questa cosa, no vabbè, a parte gli scherzi. No, ci tenevo a metterlo perché Marco, e ricollegandomi proprio al fatto di scrivere il libro o i libri. Sì, ma loro stanno continuando comunque. Allora guarda, io stavo parlando malissimo di te, aspetta che adesso continui. Allora, sì, avevamo immaginato perché avevamo detto guarda un po', parlando di Marco hanno chiuso tutto. No, la domanda era perché ho messo Marco nel libro. Ovviamente non l'ho messo perché l'editore, come magari qualcuno poteva immaginare, no, l'ho messo perché ovviamente con il mio alter ego e la persona che in questo momento sta vivendo con voi questa presentazione condivide con te la vita, quindi di tutti i giorni. E allora, siccome comunque rispetto a me tu sei una persona molto più ordinata, Marco nel libro e nella realtà riesce a mettere ordine nel caos, perché fosse per me scriverei di tutto e di più, nella realtà, diciamo, del libro è quello che riesce, a parte Ilaria, a calmare il personaggio, a farlo, diciamo, ritornare, anche, diciamo, sai, siccome lui si trasforma con la rabbia, lui riesce a farlo tornare umano, e quindi ha una dote in più che non deve essere per forza, sai, un superpotere. È così anche nella realtà. È così anche nella realtà, nel 99% dei casi, poi c'è quell'1% che purtroppo, come dire, non riesce a gestire la rabbia. No, nella realtà, anzi, è un santo. Ha a che fare con questo lupo cattivo. No, comunque dai, lo dovevo mettere, non potevo non metterlo. Chi avrei messo se no? No, lui. Ci doveva stare per forza il mio... purtroppo editore per lui, non per me. Ma infatti l'altra domanda era, ma come mai hai scelto questa casa editrice? Ce ne sono tante, cioè prima scendere a scegliere questa, perché? Mi trovavo a camminare tra la cucina e il soggiorno, e ho visto passare l'editore di là e ho detto quasi, gli chiedo se mi pubblica il secondo libro. Poteva rifiutarsi. Anche perché l'ho minacciato che insomma ci saranno altri due libri. No. Come no? Non è andata così. Ah no? Raccontaci la verità. Non è andata così. Io sono fantasy, quindi di conseguenza... Cioè la minaccia è vera, però non è andata come hai detto tu. Poi dopo vi dico com'è andata. Ce lo puoi dire adesso? Certo, è previsto il tuo intervento. Come hai scoperto che c'era questa storia in atto? Illuminaci. Dai. Sì, ma... Rita, tu mi dovevi fare una domanda, cioè prima mi stavi facendo una domanda, ma a un certo punto siamo rimasti a Laura, perché naturalmente la linea internet ci ha sabotato, quindi mi puoi riporre la domanda?
In realtà la domanda l'avevo posta a Riccardo, poi c'era stata tutta questa elaborazione della domanda alla fine per poter far entrare tre te al riguardo. Ecco. Quindi, e tu hai svelato tutti gli altarini adesso. Quindi ti lascio, diciamo, elencare le motivazioni per la quale non avresti voluto pubblicare il libro di Riccardo o viceversa, vedi un po' tu. Beh, guarda, il libro sono stato obbligato a pubblicarlo perché ero sotto minaccia di divorzio, voglio dire. Sono stato, diciamo, gentilmente obbligato, però l'ho fatto con molto piacere, ci mancherebbe. E ci sono alcune precisazioni da fare, perché prima sentivo Riccardo parlare di ordine, che io sono quello ordinato, lui quello disordinato, il caos, eccetera eccetera. Poi per casa noi abbiamo delle zone franche, ok? Delle zone franche che io naturalmente evito di guardare, perché altrimenti sai un po' quelle cose che dici adesso chiamo, voglio dire. Avete presente che esistono ancora qui da noi, no? Le ape viaggio, quelli col cassone, eccetera, eccetera, per fare qualche viaggio e mettere a posto tutto. Il libro di Riccardo, a differenza del suo primo libro, che è stato il Dichiaro Uniti nel 2019, cioè mentre quello è nato veramente fra il soggiorno e la cucina, no? Quindi l'ho visto proprio nascere sto libro, ogni tanto Riccardo mi consultava, eccetera eccetera. Adesso io, quando lo vedevo scrivere o fare qualche cosa, io mi avvicinavo e questo ringhiava. Cioè, era davvero senza la parola, no? Tipo, capito? Mi allontanava. Poi, dopo circa un anno più o meno, no, di questa cosa, tu lo vedevi lì sul divano, su questo computer, che batteva velocemente sui tasti, e circa come mi avvicinavo veramente ringhiava. Di punto in bianco viene, pubblicami questo. Ah, ed è nato lì. In posizione. Non è che è proprio in posizione, ce l'avevo lì sotto mano, che dovevo fare, gli mandavo un'email, cioè posta certificata. Quindi lui, Marco, tu eri diciamo, ti aveva avvertito, ti aveva raccontato che stava scrivendo qualcosa, cioè no, proprio non ti aveva raccontato... No, cioè era proprio evidente che stava scrivendo. Nella storia più o meno ti aveva raccontato qualcosa, oppure te l'ha fatta leggere proprio alla fine? No, me l'ha fatta leggere alla fine, è stata una sorpresa, devo dire la verità, è stata veramente una sorpresa. E poi ha adottato la stessa tecnica che è stata adottata nel precedente libro, che è il Vi Dichiaro Uniti, che è questa tecnica dei capitoli brevi, che è un po' un... come posso dire, un po' un trucco editoriale per catturare l'attenzione delle persone, perché questi qui sono uno di quei libri che tu incominci a leggere e poi dopo però non riesci a smettere, proprio perché siccome i capitoli sono brevi, allora tu poi quando ti incominci magari ad essere pure un po' stanco, magari sei pure in ritardo nel fare delle cose, eccetera, cioè dici vabbè, adesso leggo l'altro capitolo, ma aspetta, è lungo, ah no, sono soltanto 5 pagine, vabbè, adesso lo leggo, e poi dopo vai avanti, voglio dire... Si utilizza un po' questa tecnica per catturare ancora di più l'attenzione dei lettori. Però quando lo stava scrivendo ci ha nascosto bene, cioè io sapevo che stava nascendo qualche cosa, poi sono stato pure informato che è una trilogia, quindi sono già preparato psicologicamente dal secondo al terzo, adesso vedremo quando naturalmente. Andando avanti di questo passo. No, ma quindi devi stare anche attento, perché visto che lui ti inserisce nel libro e quindi ti descrive, in base a come ti comporti ti inserirà nelle altre due, quindi magari potrebbe descrivere un Marco, non lo so. Sì, ma infatti io da quando, voglio dire, l'ho letto ed è uscito sto molto accorto, perché altrimenti potrei uscire, voglio dire, poi sai, siccome questi qui sono dei libri che non racconta, cioè sono dei fantasy, il bello dei fantasy è che, cioè, se tu stai scrivendo un libro su una storia vera, cioè non puoi andare a modificare o ritoccare, no? Invece quando scrivo un fantasy può proprio lavorare di fantasia, a un certo punto uno di questi personaggi può pure decidere di cancellarlo proprio. Cioè, che ti frega. Cioè, tu hai paura che ti possa cancellare, appunto, dici tanto un fantasy, e tanto fino a quando sta nella penna dello scrittore, nella testa dello scrittore, tanto chi lo sa.
no? Quindi... Chi lo sa, ecco, quindi adesso devi comportarti bene dopo quello che hai detto, perché ho questo potere in mano, la penna di poter cancellare, no, non lo faccio, figurati. Di eliminare il personale. Ma io sono stato così bravino, io sono stato così bravo e così bravissimo come lo sono sempre del resto, dicono che ho addirittura così. Salvato, che ho addirittura salvato questa presentazione, perché adesso voglio dire, racconto un piccolo episodio proprio di vita familiare. Se questa presentazione c'è, siccome io, quindi dice, ma tu l'editore, cioè, vivete insieme, eccetera, eccetera, cioè, che ci fai collegato da remoto? Cioè, collegato da remoto ci sto, perché siccome mi sono beccato il Covid e ne sono uscito ieri per precauzione e poi dopo anche per un fatto, voglio dire, di... Cioè, uno non è che esce dal Covid, poi la prima cosa che fai è ti immergi in mezzo ad un sacco di persone, no? Ti ci aspetta un paio di giorni, no? E tutto il resto, io così ho fatto molto diligentemente. Però dovete sapere una cosa, che 10 giorni fa, quando mi sono beccato il Covid, a Riccardo gli ho fatto fare subito la bandola del tetto coniugale, gli ho detto, senti, scendete a mare. E infatti così ha fatto, poi dopo si è fatto tamponi su tamponi tutti i giorni, allora se l'è scampato il Covid. Ma il Covid in realtà se l'è scampato perché il giorno che io, insomma, ipotizzo d'averlo preso, perlomeno io, quando ero molto a rischio di essere contagioso, io e lo scrittore abbiamo avuto uno screzio e quindi non siamo stati molto in contatto. E allora lui si è scampato da una parte il Covid e si è salvata pure questa presentazione. Hai visto. Devi dire grazie. Ringrazio. Era uno screzio tattico. Sì, era uno screzio tattico. Comunque io ti spoilero che nel libro il lupo non può prendere il Covid. Vedi, siamo pure adesso, vi sto spoilerando una cosa. Tutto. Ho pensato anche a questo, quindi non ti preoccupare. Vabbè, Anton, dimmi, torniamo dimmi. Indietro, riprendiamo dalla quarta domanda, così entriamo. Dalla quarta domanda, perché io devo fare la trentesima. Sì. No, la trentesima ci sarà tempo fino alle 10 e mezza. Allora, il racconto si articola, diciamo, tra Cleto e Venezia, quindi due luoghi che penso siano luoghi del cuore per te in qualche modo, in maniera diversa probabilmente. Perché la Mesia, perché Cleto? Allora, vabbè, la Mesia perché ci sono nato e quindi la conosco sotto il profilo, diciamo, naturalistico, almeno nella prima parte della mia vita, e poi, come dicevamo prima, facendo delle escursioni con l'associazione Santi 40 e anche poi andando a ricercare tramite altre associazioni dei dati, perché comunque mi sono anche documentato prima di scrivere determinate cose, amavo che fosse qui la partenza, tant'è che, sempre spoilerando qualche cosa, un punto di riferimento ad esempio è la Gurna di Caronte, che è molto conosciuta non soltanto alla Mesia, addirittura vengono dall'estero per fare un bagno alla Gurna di Caronte, ma anche, che ne so, un posto poco conosciuto come Cantarelle, che è il quartier generale della Compagnia del Lupo. Cleto ovviamente perché è il posto dove attualmente vivo, e anche lì c'è tanta storia da scoprire, da riscoprire, mi piaceva che ci fossero dei collegamenti, quindi ho cercato di creare dei collegamenti tra la Mesia e Cleto, qui non dico nulla perché sennò mi spoilerate veramente troppo, e ci sono anche altri luoghi che poi comunque vengono richiamati all'interno del libro, sempre per, ripeto, dare una trama molto... viaggio continuo, perché poi alla fine quello che faranno i nostri personaggi sarà quello di viaggiare e di scoprire dei luoghi e delle meraviglie all'interno di questi luoghi che sono abbandonati oppure perché sono dimenticati. Negli altri volumi che poi ho intenzione di scrivere voglio fare ancora di più, perché documentarsi richiede tempo, molte cose arrivano proprio come ispirazione pensando, ad esempio, non lo so, di portare l'attenzione sul posto calabrese piuttosto che su un posto di un altro luogo nel mondo. E a me piaceva proprio questa idea di cercare di legare come una piccola mappa, una piccola rete, dei posti che a me sono molto cari. Io non voglio essere diligente, quindi non voglio... Improvviso.
No, no, nel senso non voglio seguire la scaletta. No, no, ma è una questione di solidarietà femminile e anche affettiva nei confronti di una persona che ci sta guardando. Ah, ho capito. Per cui... No, no, io chiedo l'aiuto del pubblico tanto. No, no, ma tanto la domanda c'era anche per te, quindi io l'anticipo perché ero in fermento da questo punto di vista, quindi ci tengo in maniera particolare. Infatti la domanda dice: com'è nata l'idea della copertina? È stata tua oppure ti è stata suggerita? Allora. No, allora, in realtà naturalmente, come diciamo anche è accaduto con te, no, Rita, io non parto mai in quarta con l'idea. Io ascolto molto quello che insomma sono le aspettative in merito al progetto e quali sono le caratteristiche che devono venire fuori. Questo vale sia per lo stile di disegno che, prima scherzando, il fatto dell'heavy metal, cioè io spazio tantissimo in tutti i campi, anche a livello di stile illustrativo, no? Come ben sapete. E quindi con Riccardo innanzitutto ho cercato di capire un pochino quello che poteva essere sia l'atmosfera che doveva, diciamo, venire fuori, e sia diciamo le caratterizzazioni dei personaggi, perché fondamentalmente nel disegno magari uno non ci pensa, però fare un personaggio in una determinata posa e con determinati colori fa già capire e comprendere allo spettatore alcuni aspetti caratteriali del personaggio in sé. Quindi fondamentalmente diciamo, ho avuto dei input da parte di Riccardo e naturalmente anche le fotografie delle varie persone che poi sono stati protagonisti e riadattati a livello illustrativo, insomma, dei personaggi. E ho fatto uno studio di ogni singolo personaggio, quindi io non ho fatto la realizzazione della copertina in sé. Io ho mandato le bozze dei singoli personaggi con le pose, i vestiti, perché per esempio prima si parlava di Ilaria, no? L'idea di farla un po' esoterica. Se io l'avessi disegnata con una tuta nera in lattice, così naturalmente ci sono degli aspetti che non vengono messi in luce. Quindi io per ognuno di loro ho fatto una realizzazione e stilistica e anche di posa, insomma. E poi ho assemblato insieme facendo anche, diciamo, un assemblaggio di colori per tirar fuori un po' l'atmosfera da quella stessa illustrazione. E poi naturalmente c'è lo sfondo che richiama le terre così care a Riccardo, che ci teneva particolarmente che fossero presenti all'interno della copertina. E niente, questo. Prima di tutto però, Riccardo, spiega chi è Laura, perché non l'abbiamo ancora spiegato bene. Chi è Laura? Perché è Laura? Laura è un'illustratrice di uno studio... secondo me molto importante, perché lei riesce davvero a caratterizzare il personaggio sulla base anche delle idee che tu hai. Io con lei ho avuto veramente un'alchimia, cioè nel senso che quando ho visto i bozzetti mi sono innamorato subito, mi sono innamorato dei personaggi, ho detto: ma sei riuscita a realizzare non solo una copertina che per me è un'opera d'arte, ma proprio sei riuscita a realizzare i personaggi come io li immaginavo nella mia mente, ed è difficile entrare nella mia mente e vedere le cose come le vedo io. E poi ci tenevo, come hai detto tu, a far vedere ad esempio il Golfo di Lamezia, che per me è uno scorcio magnifico. Io parlo nel libro del Colle dell'Infinito, che sarebbe la zona di Polveracchio sopra Acqua Fredda, e tu sei riuscita a definire quello scorcio così come io lo vedevo. Anche l'atmosfera un po' gotica della copertina, a me piaceva molto questa idea, e tu sei riuscita a realizzarla, quindi io non ho dovuto fare molto, perché una volta inviate le foto ho visto nascere e avevo fretta perché volevo vederle, perché poi come tu immagini qualcosa hai proprio la voglia di vedere queste realizzazioni. Quando le ho viste ho detto: la mia copertina. Poi quando volevo vederla tutta insieme e l'ho vista tutta insieme, per me è stato un flash, proprio vedere quella copertina così bella, cioè per me è un'opera d'arte. Io ringrazio te che l'hai realizzata, perché so che fai tante cose, le ho viste, dalle illustrazioni per bambini piuttosto che dei veri e propri disegni dipinti. Quindi per me è stato un
doppio lavoro, cioè vedere il mio libro scritto, e quindi quando l'ho preso per la prima volta in mano, sai, la sensazione è magica quando si pubblica un libro e hai la tua copia. Ancora di più quando ho visto... Anche per me, eh! E quando... Cioè, ogni volta che poi ho il libro fra le mani, finito, così... Poi vedere proprio questa copertina, il retro, girarla, io ogni tanto la riguardo, però sarò scemo, sarò nostalgico, però a me piace guardare tanto la copertina, e poi sarò anche qua forse... A me piace tanto vedere Fabio, non posso fare altrimenti, cioè ci sono delle cose che poi mi fanno innamorare dei personaggi, mi fanno vedere che il personaggio esiste, quindi io ti ringrazio doppiamente per aver interpretato quello che era nel mio cuore, nella mia anima, e poi comunque abbiamo anche altre cose in sospeso con te, perché non lo diciamo, tu mi hai dato anche dei consigli, perché lei è molto brava a dare anche consigli su quello che potrebbe, essendo una trilogia, su quello che potrebbe essere il futuro grafico e non solo dei libri, quindi aspettatevi di vedere delle magie o delle cose ancora più belle proprio dal suo lavoro, perché è veramente un lavoro unico. Io ammiro Laura, ma devo ringraziarla prima di tutto. Grazie Laura. Infatti... Grazie, volevo solo io dire una cosa, volevo ringraziare io te, perché comunque io ci tengo sempre a sottolinearlo, come è accaduto anche con te, Rita, quando voi affidate a me un progetto vostro, ogni progetto fondamentalmente è un po' come un figlio sotto certi punti di vista, cioè lo immagini, lo vuoi formare, quindi comunque affidare a un'altra persona una parte di questa cosa è comunque un grande atto sempre anche di fiducia, e quindi io vi ringrazio sempre quando confermate la mia scelta ogni volta, insomma, in queste con Marco, naturalmente, quindi grazie a tutti. Forse abbiamo una domanda. Sì, allora grazie. Io volevo fare una domanda perché voi tutti vi conosco bene, perché mio figlio mi parla sempre di voi e mi ha portato verso il Colle dell'Infinito. Una curiosità: questo nome, Colle dell'Infinito, è un nome che avete messo voi? Perché io sono stata lì e invito tutti ad andare, perché è bellissimo, si vede un mare di giallo che credo sia anche la ginestra, finestra, no? La ginestra. E andiamo spesso lì. Vorrei sapere se questo nome, perché Francesco non me l'ha saputo dire, mi ha detto: mamma, fai troppe domande. Allora, mio figlio è Francesco Cristiano, non so, immagino che lo conoscete bene, anzi lui mi ha detto: mamma, vai tu al posto mio a sentire questa bella iniziativa, lui a Parma, sta studiando. E quindi la domanda che voglio fare a Riccardo, insomma, chi può rispondere, questo nome di questo posto che si trova sopra Sabigase, che io conosco bene, tutte le zone di quelle parti. Allora, innanzitutto saluto Francesco, perché Francesco fa parte dell'associazione ed è in questo caso lo voglio dire, perché come c'è il geologo c'è anche il biologo, quello che ancora lasciatelo studiare. Lo lasciamo studiare, però quando siamo andati anche con lui a fare delle esplorazioni è stato molto bello scoprire la parte naturalistica dal punto di vista botanico. Lui è un tipo, ad esempio, che si soffermava tanto quanto il geologo sulle piante. Esatto, su qualunque pianta che noi non conoscevamo, quindi vivere ad esempio, non lo so, un'esperienza naturalistica con una persona competente come Francesco, ma anche come appunto il geologo o altri, la arricchisce, ed è la cosa che magari quando una persona va in un luogo, sì, ok, osserva il paesaggio, però non sa la storia, non conosce quello che sta in quel momento osservando. Il nome Colle dell'Infinito sì, è stato dato da qualcuno, perché ovviamente lì l'occhio si perde e in alcuni momenti si riescono a vedere tutte le isole, quindi è stato dato proprio a questo nome Colle dell'Infinito, anche se storicamente il toponimo è Polveracchio, perché
All'epoca si formavano i mulinelli di vento, mulinelli di terra, tant'è che siccome si riferiva alla ginestra, la ginestra è proprio arrotolata dal vento e proprio in quello specifico punto si può notare che la ginestra non cresce in maniera dritta, cresce in maniera molto circolare. Chi ha la possibilità di andarci ci vada, perché è bella, il paesaggio è bello da vedere al tramonto sicuramente, quando c'è la ginestra, quando ci sono altri colori, e poi perché ad esempio posti come Acqua Fredda, che è una di quelle frazioni da valorizzare della parte montana di San Biase e Lamezia, hanno molta storia. Io nel libro, ripeto, parlo di Cantarelle, ma ci sarebbe anche Serra Castagna. Io faccio dei riferimenti perché mi piacerebbe che un domani, ma anzi un oggi, preferisco dire un oggi, le persone scelgano, non lo so, leggono il libro e dicono ma Lavurna di Caronte, oppure non lo so, Cleto, piuttosto che Lamezia, mi incuriosisco e ci vado. Ed è un modo per far conoscere la storia, un posto, le persone del posto che costituiscono la storia stessa. Quando andavamo con Luigi o con Francesco era bello trovare l'anziana di turno che era lì che faceva i lavori dell'orto, le chiedevamo ma qui com'era una volta, esisteva un bar, e loro ci raccontavano tanti fattarelli, tante cose che si tramandano in maniera orale, ma se non c'è nessuno che li raccoglie, magari anche in maniera fantasy, e poi li approfondisce, si disperdono. E io non vorrei che si disperdessero e spero che tante persone possano fare questo. Allora, bellissimo questo intervento. È chiaro che se si ha la fortuna della contaminazione, no? Come io ho avuto la fortuna, cioè i miei figli hanno avuto la fortuna di avere un po' me e mio marito, che siamo naturalisti proprio nati, così, e Francesco ci dà ovviamente tanti input. Quello che è importante è far conoscere il territorio, sì, attraverso il libro, oggi siamo un bel po' di persone, però credere e quindi divulgare tantissimo, perché noi abbiamo veramente un'infinità di meraviglie che io vorrei tanto che tutti i ragazzi avessero questa voglia di fare, di andare in giro a prendere le more buonissime di Cantarella, di Acqua Fredda. Le more più buone sono là sopra, ma molti non lo sanno, quindi divulgate quella vostra associazione. Invitate tutti e sarà bello, scusate. Grazie. No, volevo aggiungere, noi in parte sulla mesa queste cose le stiamo già facendo dal 2018 come associazione Open Space con l'iniziativa Impressioni Mobili. Abbiamo fatto questo e proprio con Luigi abbiamo realizzato sempre nel 2018 un percorso che ci ha portato fino, naturalistico, che ci ha portato fino al Parco Mitoio. E vorremmo anche, se possibile, replicare, perché no, grazie agli spunti che il libro ci dà. Magari insieme. È una proposta che vorremmo fare. Poi saluto anche Laura, che è anche una nostra... Ciao Laura, scusami. Ciao! È anche la nostra vecchia conoscenza come Open Space, perché lo scorso anno, a luglio, ha curato una mostra all'interno del Festival Ormeggi, e proprio prima parlava di progetti grafici, di lavori, insomma, noi lì ad esempio eravamo partiti da delle poesie di Charles Bukowski e lei è andata proprio a ruota libera. Sì. Bene, effettivamente. Bravo. Grazie. Abbiamo un'altra domanda. No, non è una domanda, è un'osservazione. Io sono, non sono di Castro, sono di... dicevo, è un'idea, no? Io non sono di Castro, sono di Villa San Giovanni e sono qui per lavoro. Faccio il lavoro più bello del mondo, e cioè la maestra. Dico che è il lavoro più bello del mondo perché con i bambini si rinasce ogni mattina. Comunque, io sono una grande appassionata di storia. Ma no,
Sì, della storia, della cosiddetta storia ufficiale, no, tra virgolette. Ma io sono appassionata di quella che viene definita la microstoria, e cioè dire la storia vera, quella del nostro paese, quella, come diceva lei, raccontata dai vecchietti della nostra gente, quella che viene raccontata, veniva raccontata dai nonni e così via, no? La cosiddetta microstoria. Ma sarebbe bello anche se questa... Io addirittura ho scritto un libro quando sono rientrata da Milano, in pochissimo tempo. Purtroppo il mio libro, che si intitola Adesso vi racconto una storia, è stato un po' boicottato, e raccontava appunto tutti i fatterelli accaduti nel mio quartiere, dove sono nata io, no? Dove sono cresciuta io. E comunque, indipendentemente da questo, secondo me dedicare una buona fetta di attenzione, di interesse a questo settore sarebbe anche bello, perché è un modo per tramandare anche, oltre ai luoghi eccetera eccetera, quella che è la nostra struttura, le nostre radici, no? Senza massificarsi, tra virgolette, alla storia ufficiale. Va bene, grazie. Grazie. Allora, stiamo andando verso la fine con la domanda forse più profonda e più, forse anche quella più bella, perché il titolo è La compagnia del lupo è la 40ª porta. Ora non possiamo spoilerare troppo, perché sennò, però la domanda è: cos'è la 40ª porta? Cioè, c'è una metafora con la realtà in questa 40? Stai cercando qualcosa che nel libro hai identificato come la 40ª porta? Quindi la domanda più in generale è: c'è un collegamento con la tua vita reale, del passato, del presente, in questa storia? Beh, innanzitutto, adesso faccio alla Marzullo, potresti darti la domanda, farti la domanda e darti una risposta, perché se parlo di 40ª porta, ce ne sono almeno 39, o qualcuna di più, però qui devi leggere il secondo e il terzo per capirlo. Però, allora, sì, la 40ª porta esiste davvero. Nel libro viene chiamato anche il 40esimo ingresso, ed è un luogo che viene ricercato dai personaggi perché il cattivo di turno pensa che al suo interno ci siano racchiusi dei tesori o comunque delle conoscenze che possono servire a lui. E questo già è un senso del libro, perché il libro è anche un libro molto naturalistico e di difesa del patrimonio, perché molte volte cosa capita? Noi sfruttiamo troppo le cose oppure le abbandoniamo del tutto. I personaggi invece non si voltano dall'altra parte, vogliono preservarlo questo luogo, perché pur non sapendo quello che c'è all'interno, non vogliono che cada in mani sbagliate. E questo è il senso delle cose, che noi dobbiamo appropriarci di tutto, è sbagliato. Questo è il senso della 40ª porta. Quello che ci sarà all'interno della 40ª porta, ovviamente i personaggi prima o poi lo scopriranno. È sicuramente un viaggio. Alla fine di ogni capitolo metto una frase. Sono così perfette queste domande che vengono da sole. Allora basta, salto. Era questa, non mi permetto mai di era la suspense. Hai fregato l'ita. No, hai fatto, ti sei fatto. No, allora io dico solo questo, e poi dopo passo la parola alla mia dirimpettaia, in questo momento, anzi alla mia vicina di banco. La 40ª porta ha un senso molto spirituale, secondo me. Si capirà nel secondo e anche nel terzo, però lega tutti i personaggi da una difesa di quello che c'è all'interno. Ripeto, pur non conoscendolo, però c'è qualcosa di più, loro la vogliono scoprire, la vogliono trovare per impedire che qualcun altro possa usarla in maniera impropria. E vabbè, poi alla fine del libro c'è il colpo di scena, però non vi dico altro.
giusto? Adesso in maniera così, facciamo finta che nessuno ha sentito. La domanda. Quella domanda che devo per forza fare perché sì, mi avete detto di farla. Però dopo, subito dopo, non aspetterei nemmeno che lui mi dia una risposta, perché poi devo introdurre la mia citazione. C'è la citazione pure. No, in realtà era che anche tu lo stavi dicendo, tu amavi molto, hai amato molto inserire le citazioni, no? Sì. L'hai preso proprio come spunto, eccetera. Per cui, dato che io devo per forza, perché mi sono imposta questa cosa, io ti faccio una citazione con una strizzatina d'occhio. Vai, questa non la sapevo nemmeno io. È perché fuori programma. Volevo stupirvi, perfetto. Perché dovete dirvi sempre tutto. Allora, una volta tanto faccio in autonomia, vai. Come fa la Clerici quando cucina. Non deve fare, non deve prendere iniziative, e io invece sì. Allora, questa è una frase di... non so se si legge così, di Farley Mowat. Ci siamo di impegnare pure a cercare il nome. No, certo, intanto citandola dico chi è. È uno scrittore, etologo, è un conservazionista canadese. Che dice? Abbiamo condannato il lupo non per quello che è, ma per quello che abbiamo deliberatamente ed erroneamente percepito che fosse. L'immagine mitizzata di uno spietato assassino selvaggio, che in realtà non è altro che l'immagine riflessa di noi stessi. Sì, nel senso che sono d'accordo con l'autore impronunciabile, almeno dal nome impronunciabile, però è vero. Vedi, la rabbia del lupo nasce anche dal guardarsi allo specchio e da non riconoscersi più, perché in quel momento il lupo si guarda e dice: sono un mostro, perché gli altri vogliono che tu sia un mostro, ti sia un mostro. In realtà si guarda bene attentamente, si osserva, ha paura all'inizio, poi trova delle persone che gli dicono che non solo che non è un mostro, ma addirittura lo fanno ritornare alle origini e gli fanno capire perché lui è diventato così. Quindi forse era il destino che lo portava a diventare quello che doveva essere. Infatti c'è una frase che io dico spesso, non solo riferita a questo libro, portami non dove devo, dove voglio andare, ma dove devo essere. E questo messaggio pervade tutto il libro, perché non è casuale, niente accade per caso, quindi non è casuale l'incontro dei personaggi, non è casuale che il lupo si trasformi con la rabbia, lo si scoprirà dopo, e non è casuale nemmeno che il lupo abbia paura di se stesso, di fare del male agli altri, di fare del male a tutti quelli che non lo capiscono. Io penso che questa citazione rappresenti molto la compagnia del lupo e rappresenta molto anche me, che sono alla continua ricerca di qualcosa, come un esploratore che ha sempre voglia di stupirsi e la voglia di scrivere, la voglia di continuare a vivere questa avventura mi porta a interrogarmi, a dire: il destino ha voluto che nascesse il lupo, e allora il lupo è un animale fiero con tutti i difetti che può avere, però almeno non abbassa la testa di fronte a nulla e accetta la sua natura. Viva il lupo! Viva il lupo! Abbiamo le ultime due domande, poi abbiamo finito. Il signore, sì. Abbiamo il supporto. Sì. Hai scoperto chi è, quindi sì, è lui. Ha fatto le ricerche in così. Facciamo le ultime due domande, poi abbiamo finito, facciamo una pausa e poi riprendiamo fino alle 12:30. No, le ultime due domande. Una vogliamo. Vogliamo sapere com'è il Riccardo scrittore, cioè ad esempio. Scrivi più di notte, di mattina, scrivi di getto, o rileggi mille volte quello che hai scritto, oppure anche se prima Marco un po' ci ha detto, però vogliamo saperlo da te. Allora, io scrivo ovunque, nel senso che appena mi viene un'ispirazione, mi può venire in quel momento, mi fermo anche con la macchina, io ho sempre il portatile con me, il cellulare, ma poi... I capitoli sono nati anche da alcuni sogni che ho fatto, perché sono una persona che sogna molto di notte e ad occhi aperti di giorno. Poi vabbè, l'ispirazione mi viene dai luoghi, da quando cammino ad esempio nel bosco, piuttosto che da un racconto che mi può fare qualcuno.
Io credo molto nel simbolismo delle cose, cioè io mi faccio rapire dalle immagini, dai suoni che sento, e allora lì poi costruisco delle cose o comunque le porto fuori da me. Quindi non esiste, diciamo, un'unica... Io scrivo poi di getto, non riesco a fermarmi quando scrivo, devo scrivere. È come il pittore che prende i colori e dipinge perché sente che l'anima in quel momento lo sta guidando. Io in quel momento devo scrivere per forza perché è qualcosa che è dentro di me. C'è un personaggio che mi piace tantissimo che è Van Gogh. Io amo Van Gogh per la follia in quel momento in cui dipinge. E forse in quel momento di follia in cui magari scrivo, io entro in un mondo che è tutto mio, dove niente è perfetto. Però anche nell'imperfezione, nei difetti, noi siamo una compagnia unica dove vige l'onestà, l'amicizia che ti sostiene, la famiglia che non ti sceglie, che non ti è stata, diciamo, non ti ha scelto la natura, te la sei trovata a fianco per caso e non per caso. Quindi è tutto spontaneo, cioè viene così e io prendo questo... Non lo chiamo nemmeno fardello, perché a me piace scrivere, io amo scrivere, è un sogno che ho realizzato nello scrivere questo libro. Prendo quello che viene e lo metto su carta perché devo farlo, lo sento. Hai capito, Marco? Quindi succede così, mentre magari è normale, si ferma perché deve scrivere. In qualsiasi luogo, Anche in macchina. Sì, però mi fermo con la macchina. Questa è immagini che riuscirei a fare le cose insieme, no, meglio di no. Confermo. Allora, l'ultima domanda è scontata, perché abbiamo detto più volte che questo è il primo libro di una trilogia, quindi ce ne saranno altri due, e vogliamo sapere se tu hai già chiara nella tua testa come sarà la storia nei prossimi due libri, oppure su alcuni aspetti, molti pochi aspetti, ancora non hai le idee chiare e ti verranno andando avanti. No, io veramente ho la storia molto chiara, perché sto già scrivendo il secondo e il terzo, e l'ho già fatto continuare, in certi momenti mi viene pure come farlo terminare, e poi mi rendo conto che potrebbe essere, come mi ha detto un amico, non una trilogia, spaventatevi di questo, potrebbe non essere una trilogia. Mai mettere limiti a niente, queste cose. Mi vengono, ripeto, delle ispirazioni, quindi io sto continuando a scrivere il secondo e il terzo volume, li sto mettendo in ordine, ovviamente, in base a una cronologia che è nella mia testa. Quindi sì, però l'ispirazione non termina, anzi. In questa settimana in cui sono stato in isolamento volontario, ne sono usciti fuori altri 2-3 capitoli, ad esempio. Marco, cosa significa sta cosa, Marco? Che è più ispirato quando è lontano. Tu lo distrai, il troppo amore, lo distrai. Ho bisogno dei miei spazi, quindi quando sono magari da solo... Però questo qui è fonte di ispirazione, quando c'ho carenza dei libri ti mando a casa al mare, Sì. Prendo un anno sabbatico adesso per terminare. Non prendete impegni per aprile 2023, aprile 2024, già stabiliamo adesso con la data della presentazione. Grazie Marco, grazie Laura, grazie Riccardo. Grazie a tutti voi. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao Laura. Ciao. Ciao. Ciao.